Federico, intanto questo campionato, impatto su queste prime giornate di campionato, come le valuti, diciamo, quello, per quanto riguarda la tua prestazione e quella della squadra? Ma la mia prestazione, le mie prestazioni, inizio con le mie prestazioni. Penso per ora a livello realizzativo negativo perché sono 0 gol, però penso che arriverà perché sono sempre arrivate, penso positivo perché mi sto impegnando e mi garba questa realtà di battifolle perché sono venuto qui umile e penso sia un ambiente molto bello. Il Per ora. gol è vero, è mancato, però in queste prime giornate hai favorito, come dire, sei riuscito a mandare a segno i tuoi compagni, perché magari te era l'osservato speciale e hai fatto in modo che gli altri trovassero lo spazio, che sarà importante per la squadra. No, potrei fare di meglio perché penso che Andrea Lafella per ora i gol che ha fatto penso sia stato soprattutto merito suo. Sta andando alla grande e spero che continui così. Poi se arrivano anche i miei gol per far vincere la squadra sono contento. Sicuramente Però. arriveranno, anche perché Sì. te quando eri a Montevarchi hai vinto un paio di campionati, e la curva, come dire, quando vedeva scendere in campo era, come dire, un'apoteosi, era bello. Sì, ma ora a parte il passato io penso al presente, sono contento di essere Adesso c'è la sosta, bisogna lavorare e poi pensare al 40, che è un confronto che può valere la prima posizione. Bisogna allenarsi alla grande perché penso il 40 sia una buonissima squadra, almeno come dicono, anche se è partita un po' peggio, però il campionato è lungo, penso che le squadre forti o i giocatori forti vengano fuori. Bene, grazie Federico. Prego.